Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto il semi money freeze, semi massivo ragazzi. Requisiti, dovremo creare il secondo PG, quindi non serve che ce lo avete. E poi dobbiamo avere una piccola quantità di soldi per comprare le Deluxo e poi rivenderle. Ma i soldi ci torneranno indietro ragazzi. Quindi start online, gestione personaggio e raga andiamo a creare il secondo PG. Questo glitch funziona solo su PS4 e su Xbox One ragazzi. Sulla next gen, sulla nuova versione non va. Quindi raga, una volta che siamo in questa schermata, clicchiamo una volta freccia a destra e andremo sul secondo PG. Se lo avete lo cancellate, se non lo avete lo create. E una volta che l'avete creato andate in una sessione online. A questo punto, mentre carichiamo la sessione, raga, doppio tasto PS, andiamo su impostazioni, impostazioni rete e rimaniamo su questa schermata. Rischiacciamo due volte il tasto PS in modo da avere la schermata già pronta. Invece per Xbox, raga, io vi consiglio di usare la cablata che fate prima, quindi col cavo Ethernet. A questo punto, una volta che siamo spawnati, cosa dobbiamo fare? Start online, trova nuova sessione a inviti, perché saremo in una pubblica ragazzi e di morire e rovinare il glitch non mi sembra il caso. Quindi una volta che saremo poi spawnati in una sessione a inviti belli tranquilli, semplicemente dovremo andare a comprare le Deluxo. Allora ragazzi, Rockstar quando creiamo il secondo PG ci regala già un appartamento. Se a voi non succede questa cosa, compratevi subito un appartamento ragazzi, non altro. A questo punto andiamo sul sito e andiamo a comprare la Deluxo. Ma prima di comprare la Deluxo vi voglio dire che le Deluxo raga costano circa 5.750.000 e prenderemo circa 3 milioni, mentre se andiamo a prendere le Oppressor il valore di vendita sarà di 3.800.000, però per venderle dovremo possedere il Terrobyte, quindi prendere il Knight ragazzi. Ma se voi fate un'aggiunta abbastanza consistente, 3 milioni di Knight ne vale la pena. Quindi a questo punto ci prepariamo ragazzi per fare il glitch. E cosa facciamo? Appena clicchiamo per acquistare il veicolo, subito doppio tasto PS, stacchiamo e riattacchiamo la rete, doppio tasto PS di nuovo e torniamo in game. Facilissimo ragazzi. E a questo punto accettiamo l'allerta che ci dice che è saltata la rete. Adesso andiamo in storia in automatico, raga, ci manderà in storia. E una volta che siamo in storia dobbiamo aspettare che finisca l'animazione della storia. Una volta che l'animazione è finita, start online, trova nuova sessione a inviti ragazzi. E una volta che saremo di nuovo online possiamo dire sbadabam. Perché raga? Perché abbiamo ancora i soldi come avete visto in alto a destra e abbiamo la Deluxo dentro il garage dell'appartamento. Adesso come facciamo per farlo tra virgolette massivo raga? Non dobbiamo mai chiudere il gioco, perché se chiudiamo il gioco si sbugga tutto. Quindi semplicemente riapriamo il nostro telefono, andiamo di nuovo sul sito, andiamo di nuovo sulla Deluxo raga e facciamo lo stesso trick. E appena compriamo la Deluxo semplicemente stacchiamo la rete facendo doppio tasto PS. Vi consiglio di mettervi sul marciapiede raga, perché se vi chiudono il sito nel momento sbagliato prima di staccare la rete avete fottuto il glitch e avete speso i soldi. Quindi andiamo sulla Deluxo raga, appena la compro stacco la rete col doppio tasto PS. Per Xbox staccate il cavo, ve lo consiglio. E a questo punto la stessa identica cosa di prima, ci manderà in storia. Dalla storia andiamo di nuovo online raga e avremo di nuovo la Deluxo e i soldi. E possiamo fare questo step finché non riempiamo un garage intero. A quel punto, una volta che abbiamo fatto ciò raga, cosa facciamo? Semplicemente chiudiamo il gioco, vendiamo le Deluxo e a quel punto potrete di nuovo cancellare il secondo personaggio, ricrearlo e farvi un altro garage di Oppressor o di Deluxo. In questa maniera raga farete veramente un sacco di soldi. Quindi ragazzi, che dire, lasciate un like se vi è piaciuto il video, lasciate un commento.
condividete, aiutatemi a far crescere questo canale. E alla prossima, bella regà, sbada bam.